Oggi siamo qui all'ospedale Grassi di Ostia, che vi ricordo è un ospedale che serve un bacino d'utenza molto ampio, oltre 100.000 persone. Abbiamo Fiumicino, abbiamo l'aeroporto. Cosa succede? I cittadini sanno che l'ospedale ha delle gravissime carenze, manca organico, mancano servizi, e oggi stiamo vedendo con i nostri occhi che dopo un anno siamo già venuti in questo ospedale, la situazione è rimasta esattamente la stessa. Il pronto soccorso è intasato, le ambulanze sono in attesa e come sempre le cose non vanno. Ci dobbiamo ringraziare forse questa regione che abbandona un importante ospedale come il Grassi di Ostia. Sì, Zingaretti, cameriere del governo e del ministro della salute Lorenzin, peccato che la Lorenzin forse si dovrebbe ricordare da dove è partita, qui da consigliere municipale, adesso incinta, venga qui a partorire, venga qui a vedere da dove è partita e dove è arrivata, perché i cittadini sono ancora qui.